David play on your harp? Hallelujah, hallelujah. Did David play on your harp? Hallelujah. Did David play on your harp? Hallelujah, hallelujah. Did David play on your harp? Hallelujah. Don Bosco, insieme a Don Cafasso, va visitando persone tribolate e sofferenti. Talvolta, girando negli ospedali, capisce il volto nascosto della sofferenza, quello della disperazione. E nella sua mente c'è un pensiero che rode. Possibile che non ci possa essere nessuno che si prende cura di loro? Vedrai, Giovanni, quanti ragazzi bisognosi verranno da te. Sono turbato. Ho visto tante sofferenze nell'ospedale dove siete voi, canonico Cottolengo. Caro Don Bosco, la tua talare è leggera, rafforzala, se no i ragazzi te la strapperanno. Guarda Giovanni, non fanno tenerezza. Ma con chi devono andare, che non c'è nessuno che li bada? I ragazzi sono creature benedette da Dio. Mio Dio, ora capisco, capisco. Sono loro, sì sì, devo incominciare, devo incominciare. È l'8 dicembre 1841. Don Bosco sta per dire messa. Il sacrestano gli dice che non c'è purtroppo nessun serviente, ma va comunque a vedere in giro se trova qualcuno. Ragazzino, senti, ti devo dire una cosa. Vuoi andare a servire messa a Don Bosco? Io? Ma non ci penso neanche. Non so mica fare, non l'ho mai fatto. Ah, bravo! E che ci fai qui? Non è il tuo posto. Fila via, sennò ti arriva un... No, no, fermo, un momento. Che fretta, lo lasci stare. Vieni, vieni vicino a me. Non aver paura, dai, vieni. Come ti chiami? Bartolomeo Garelli. Senti, Bartolomeo, dove abiti? Qui? Sì, ma non più il babbo e la mamma. Sono muratore. Sai leggere? No. Sai scrivere? No. Ti ricordi una piegherina del catechismo che ti ha insegnato la mamma? No, e il catechismo non mi va, perché sono grande. Colloquio questo da scolpire con lettere d'oro. Nell'incontro con Bartolomeo Garelli scatta in Don Bosco una molla. Io devo darmi tutto a questi ragazzi. Quella prima Ave Maria detta da Don Bosco insieme a Bartolomeo Garelli costituirà quell'intuizione indelebile che farà da fondamento all'opera salesiana fino ad oggi. Guardami Bartolomeo, non sai fare niente, ma almeno sai fischiare. Oh sì, sì, senta, stia a sentire. Ciao Bartolomeo, ci vediamo domani? Sì, sì. Bartolomeo, porta i tuoi amici, tutti i tuoi amici. Ciao. Hai visto, Don Bosco, quanti amici ho portato questa domenica? Ma quanti ne hai portati? Sono muratori e garzoni. Ragazzi, l'avete capita la predica della messa? Ma che hai capito? Che hai capito? Non abbiamo capito niente. Dai, venite con me. Adesso vi racconto un fatterello di Gesù che vi piacerà. Va bene, ti ascoltiamo, ma parla facile. È proprio vero. Il parlar facile di Don Bosco ha permesso che i ragazzi venissero capiti e ascoltati senza difficoltà.
Don Bosco sente di affezionarsi tanto a questi ragazzi e li avvia senza che loro se ne accorgano verso la gentilezza d'animo, utilizzando la musica, quelle lodi sacre che entrano nel cuore e fanno sentire Dio semplicemente presente tra loro.